Sono andato a vedere al cinema finalmente il film su Van Gogh, non so se l'avete già visto, film davvero di altissimo livello con una spettacolare regia di Julia Schnabel. La particolarità di questo film secondo me è proprio il fatto che sia un pittore a parlare di un pittore, perché credo che riesca a restituirci un punto di vista che probabilmente nessun altro sarebbe riuscito a dare. Le riprese sono tutte abbastanza frenetiche, a tratti quasi convulse, e ti restituiscono molto bene quello che poteva essere lo stato d'animo di Van Gogh, questa sua urgenza di dipingere, lo stato quasi febbrile in cui dipingeva con gesti sempre netti, veloci. Lui diceva che i quadri vanno fatti con un solo gesto netto. I pittori infatti che lui preferiva, Goya, Velázquez, Veronese, Delacroix, dipingevano in questo modo tutti molto velocemente. Il film si concentra sugli ultimi anni di Van Gogh, proprio quando lui decide di lasciare Parigi per spostarsi in Provenza, dove spera di trovare un'altra luce, una luce differente a lui più congeniale di quella della capitale. Qui si sviluppano tre tematiche interessanti della vita di Van Gogh. Innanzitutto quello del rapporto con la natura, poi c'è quello del rapporto con Paul Gauguin e poi infine c'è il tema della follia. Sono molto commoventi le scene in cui lui corre per i campi felice come un bambino di questo contatto ritrovato con la terra, con il paesaggio, dove sembra che lui trovi la sua vera dimensione, il suo equilibrio in qualche modo. Molto più instabile invece è il rapporto con Paul Gauguin, che viene addirittura pagato dal fratello di Van Gogh, Theo, per passare del tempo insieme a lui in Provenza. Tra i due c'è proprio un modo totalmente diverso di intendere la pittura. Van Gogh ha sempre bisogno di partire da un dato reale, dagli scarponi, da una persona, da una pianta, da un paesaggio, mentre invece per Gauguin la natura è quella che lui vede con gli occhi della mente. Gauguin in qualche modo guarda sempre dentro di sé, Van Gogh guarda sempre fuori. I problemi tra di loro ovviamente non erano solo di incompatibilità artistica ma anche caratteriale, quindi Gauguin dopo un po' pensa bene di tornarsene a Parigi. E come tutti sappiamo, Van Gogh reagisce tagliandosi un orecchio. La cosa che colpisce di più è che lui, nonostante tutto, non smette mai di dipingere in ogni situazione, anche quando si ricovera nell'istituto psichiatrico. La sua condizione, la sua principale preoccupazione è quella che lui possa continuare a dipingere in ogni modo. Sembra in qualche modo che per lui sia una sorta di terapia, l'unica cosa che lo faccia stare bene. Molto bella anche la scelta di Schnabel di prendere ogni tanto il punto di vista dell'artista con un'immagine leggermente sfocata a metà, che sembra quasi davvero metterci nella sua testa e farci vedere le cose come se fossimo lui. Diventa quindi un continuo gioco fra fragilità e forza, fra l'instabilità dell'uomo e questa potenza dell'arte. E bisogna dire che William Dafoe fa un'interpretazione davvero magistrale e incarna perfettamente il ruolo di Van Gogh, con una capacità di immedesimazione del personaggio nel personaggio veramente incredibile. Insomma, ottimo film, guardatelo, perché non capita tutti i giorni di riuscire a trovare qualcuno che sia capace di parlare di un artista in una maniera così introspettiva e allo stesso tempo così appassionata.